Hai mai pensato che un manga o un anime potesse farci riflettere su questioni che ancora oggi non hanno una risposta definitiva e univoca? Ciao, sono Valeria di Psicologia Academy e oggi parliamo di The Promised Neverland e la questione animale. Attenzione, perché se non hai ancora visto l'anime o non hai ancora letto il manga e sei interessato o interessata a farlo, ritorna qui in un secondo momento perché ci saranno degli spoiler. Ti aspetto. The Promised Neverland è un anime tratto dall'omonimo manga in cui la Terra è dominata dai demoni che, per nutrirsi, mangiano i bambini in base alla loro intelligenza. Quest'ultima viene valutata attraverso dei test che i bambini svolgono quotidianamente all'interno delle fattorie, delle vere e proprie strutture in cui i bambini vengono accuditi per i primi 12 anni della loro vita. E attenzione, questo dato non è casuale. Arrivo a fine video e ti spiego perché. I bambini credono di vivere in un orfanotrofio, perciò sono convinti che quando arriverà il giorno della loro spedizione è il giorno in cui incontreranno la loro famiglia adottiva. Quello che non sanno è che la loro spedizione avverrà esattamente 12 anni dopo la loro nascita, quando giungerà il momento di andare incontro alla morte. Ma quale collegamento con la questione animale? Ecco, innanzitutto spieghiamo che la questione animale è il sistema etico che cerca di dare una risposta alla domanda: è giusto uccidere gli animali per mangiarli? Solitamente a questo sistema etico si cerca di dare una risposta appellandosi a due tipi di spiegazioni. La prima è la superiorità dell'essere umano all'interno della piramide alimentare. La seconda è il schermarsi dietro all'impegno, spesso illusorio, di selezionare solo cibo allevato e prodotto nelle migliori condizioni di vita possibile per l'animale. The Promised Neverland ci mostra come questi ragionamenti risultano fallaci nel momento in cui cambiamo il punto di vista. Ma partiamo con il primo punto, cioè il ammettere che l'essere umano può uccidere gli animali per mangiarsene perché è in una posizione di controllo all'interno della piramide alimentare. The Promised Neverland, a esercitare il controllo sono i demoni, sono loro la razza superiore e per questo tecnicamente sono abilitati a esercitare il proprio controllo sull'essere umano, a allevarlo, testarne l'intelligenza, misurarne il volume cerebrale e infine mangiarlo. Ma questo non toglie che i bambini non provino ansia, paura o terrore e soprattutto ciò non rende moralmente illegittimo il considerare gli esseri umani carne da allevare, da testare, da mangiare. E adesso giungiamo al secondo punto, al secondo tipo di spiegazione, cioè ammettere di poter mangiare carne animale perché si controlla la qualità della carne che si compra, no? Si cerca di acquistare carne allevata nelle migliori condizioni possibile. Bene. In The Promised Neverland i bambini, cioè la carne da mangiare, vivono una vita che potremmo definire ideale, cioè seguono un'alimentazione sana e equilibrata, dormono 8 ore a notte, vivono in compagnia, vengono testati per quei famosi test dell'intelligenza solo per un'ora al giorno. In più vengono accuditi con amore e dedizione dalla loro madre, cioè la responsabile della struttura. Eppure questo non è sufficiente a farci ritenere moralmente accettabile un'attività di questo tipo che continua a suscitare disgusto e malessere in coloro che guardano l'anime o leggono il manga. Come anticipato all'inizio, non è facile trovare una risposta univoca e definitiva alla questione animale, perché si tratta di un dilemma etico. Eppure, basti osservare come, scambiando il punto di vista e diventando noi esseri umani, dagli allevatori alla carne allevata, vediamo come
le nostre reazioni cambiano e le nostre convinzioni tendono a vacillare. Grazie per essere arrivato o arrivata fin qui. Adesso ti svelo quella piccola curiosità a tema psicologia che si cela in The Promised Neverland. Sai perché i bambini vengono, ora possiamo dirlo, allevati all'interno delle fattorie per i primi 12 anni della loro vita? Perché secondo Piaget e la sua nota teoria degli stadi dello sviluppo, dai 12 anni incomincia lo stadio operatorio formale, cioè il massimo livello di espressione delle potenzialità e delle capacità cerebrali. Se questo dettaglio ti era sfuggito è perché non è presente nell'anime, ma solo nel manga, proprio all'inizio. Tu avevi mai notato questo piccolo dettaglio? Ti eri mai soffermato sulle potenzialità sociali, etiche e morali di The Promised Neverland? Fammelo sapere giù nei commenti. Alla prossima!